Alle ore 7:25 circa arriva un messaggio che io vi leggo testualmente sui vari gruppi di mamme del presidente del consiglio di circolo Michele Delle Cise, il quale sicuramente pensando di fare il suo dovere scrive: messaggio urgente, in via cautelativa oggi tutto il plesso capoluogo sarà chiuso e le classi fanno lezioni in DAD. Fin qui il messaggio. Poco dopo segue una circolare della scuola, la quale appunto conferma l'annunciata chiusura, precisando motivi precauzionali non meglio dettagliati. Non c'è stata quindi un minimo di motivazione, nemmeno un accenno. Ciò inevitabilmente ha determinato un clima di totale incertezza tra i genitori, i telefoni e i gruppi WhatsApp hanno incominciato a ribollire di congetture, c'è stato panico, allarmismo, preoccupazione, circolazione di non meglio precisate notizie, ufficiosi, ufficiali, teorie, aloni di mistero che chiaramente hanno determinato un risveglio a dir poco turbolento. Al netto poi del fatto di doversi organizzare mezz'ora prima per mezz'ora dopo rispetto alla campanella di apertura del plesso. Allora, la osservazione qual è? Il motivo della chiusura decisa in tutta fretta, dove la scuola sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ci mancherebbe. Qual è il motivo? È la sanificazione? È bontà divina? Ditelo. Il motivo è un altro? Precisatelo, accennatelo, spiegatecelo a noi genitori, che vi assicuro siamo in grado di comprendere la difficoltà del momento. Poi eventualmente discutiamo del perché e del per come tutto si sia deciso all'ultimo momento. Io mi auguro solo che questo metodo non accada e non venga ripetuto, replicato nuovamente in futuro, perché non credo che sia il modo giusto e corretto di approcciarsi con le famiglie, che ribadisco, insieme alla scuola, hanno dimostrato di essere maturi per gestire questa situazione difficile che stiamo vivendo da oltre un anno. Ma di certo la scuola deve, quando comunica, soprattutto in emergenza, una chiusura di un plesso, precisare o quantomeno accennare, spiegare i motivi, perché ribadisco, vi assicuro che siamo in grado di comprenderli. E un comportamento che dispone una chiusura emergenziale senza al contempo precisare la motivazione non aiuta un clima di serenità a cui tutti auspichiamo.